Numeri precisi non ci sono ancora perché le iscrizioni sono state fatte con il modulo cartaceo e non in modalità online, ma da informazioni e riscontri parziali a nostra disposizione in questo momento possiamo affermare che a settembre nelle scuole dell'infanzia sarà un disastro. Sulla base del numero dei bambini nati nel 2018 e nei primi mesi del 2019 e tenuto conto del trend degli ultimi anni, si aspettavano 450.000 iscrizioni, di cui 300.000 circa nelle scuole statali, 150.000 nelle paritarie. Come abbiamo detto, i dati definitivi non ci sono ancora, ma c'è il fondato timore che all'appello manchino più di 50.000 bambini. Per il sistema paritario, che comprende non solo le scuole private confessionali e non, ma anche quelle comunali, potrebbe essere una mazzata pesantissima. Per le scuole statali potrebbe voler dire non solo la chiusura di un migliaio di sezioni, ma anche la soppressione di molte scuole collocate in piccoli paesi, che rischieranno così di restare del tutto privi di un servizio importante. Al decremento delle iscrizioni nelle scuole dell'infanzia contribuisce certamente il calo demografico, ogni anno più pesante e più diffuso su tutto il territorio nazionale. Ma non è questa l'unica causa, perché dalle segnalazioni che ci arrivano dai territori sta emergendo un problema molto più complesso. Quest'anno molte famiglie avrebbero deciso di non iscrivere il proprio figlio a scuola a causa delle condizioni precarie con cui funzionano le scuole dell'infanzia da diversi mesi a questa parte. Ovviamente c'è anche il timore del contagio e della diffusione dell'epidemia, e così tante famiglie hanno preferito, almeno per ora, non presentare la domanda di iscrizione. A conti fatti, la ricaduta sugli organici nelle scuole dell'infanzia statali potrebbe essere significativa, nell'ordine di non meno di un migliaio di sezioni e di 2.500 posti. Si deve infatti considerare anche il minor fabbisogno di insegnanti di sostegno. È un effetto collaterale dell'epidemia che forse fino a qualche mese fa nessuno aveva preso in considerazione, ma che d'ora in poi dovrà essere messo nel conto. La chiusura delle scuole dell'infanzia durante il lockdown sembra, insomma, che abbia davvero indotto le famiglie a valutare con maggiore attenzione e forse anche con eccessiva prudenza l'iscrizione dei propri figli alla scuola dell'infanzia. Il tema ovviamente è molto importante, molto significativo, noi continueremo a seguirlo. Quindi continuate a sintonizzarvi su questo nostro canale, ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come di consueto.